Ciao Twitch. Ciao Petruzzi. Ma là? Ciao Sottogamba. Io onestamente non so quanto ne valga la pena di seguire. Boh, ci hanno segnato sul che c'è sta cosa di Netflix, Netflix Kicked. Non so quanto valga la pena di seguirla, però visto che ci siamo, siamoci. Eccoci. Ciao Mi. Abru. Perché ti passo il link di cosa? Della conferenza. Ah, ma io lo guardavo dal. Anche io sera lo guardavo dalla condivisione tua. Ah, c'è? Sì. Allora. Beh, lo metto su Telegram, ancora non so come dirlo a qualcuno altro. We're joined by our friend and yours. Ah, c'è anche Jeff stasera. Sempre lì, tanto so a casa sua, in realtà no, so, tipo nello scantinato. Questo è quello di Netflix? Ho letto che ci sarà Cuphead, The Witcher. The Witcher. Sì. Vabbè, forse va, magari annuncia la seconda stagione. Ah, della serie. Ah, ma è perché. Sì, sì, ok. No, un attimo. No, non lo so, è una supposta. No, 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 c'hai ragione. Ho detto io, ah, Netflix. E poi The Witcher per me era il gioco. Per cui... E magari parlano fa annunciano The Witcher 4. Così. Minchia, ah, sarebbe l'unico modo per far risalire quelle azioni, eh. È un po' sì, eh. Però non credo durante l'evento di Netflix. Che Kevin Smith, veramente... Kevin Smith che ha scritto I Man, quella nuova, no? Eh sì. Hai visto il trailer? No. Non è male. Non male, non male. Avevano chiamato a lavorare quel ragazzo che... fa come giovedì sera su Instagram, lui aveva fatto dei disegni per quella serie, però mi sa che non l'hanno usato. Ah, pensavo quello che si fa i disegni del cazzo su Instagram. No. Sì, eh? Cioè, c'è anche giusto, serie animata di Resident Evil. Io non sto vedendo perché sto
Sto condividendo. Lavora? No, no, sto condividendo. No, ho finito di lavorare. Ah. Male. Oggi è stata dura. Sì. Durissimo. Minchia. No, più che altro ho dormito poco. Infatti, ero quasi tentato di dire, vabbè, vogliamo fare direttamente alle 9. Però. Boh, come te pare, bro. Non si può. Non possiamo perderci, cioè, dice. Allora, mi, visto che siamo su io e te. Dai, dai, dai. Sono già dove vuoi arrivare. Prova o ad abbassare il threshold o ad alzare il volume. Ah no, quello sta già accendendo. Volume te l'ho tomato screen. Sì, infatti. Abbasso un po' il threshold. Oppure avvicinatelo proprio vicino alla bocca. Ah, aspetta, sì, c'è ragione. Tolgo con la piuma, non l'ho fatto, vedi. No, ma avvicinatelo proprio. Cioè, io ce l'ho proprio davanti. Così ce l'ho attaccato. Cioè, con le labbra lo tocco. Ah, mo sì, tocca. E l'ho, tocca, l'ho scappellato. Gli ho tolto tocca, la protezione. Fatto buono. Quindi adesso, è meglio così? Minchia, sì. Boh. Questo che cos'è? Mi sento anche che mangiucchio. Buon appetito. Ah, questo è quello. Però è bello questo tecnicamente. Da questi di soppupazione, no? Ancora non. Cioè, sono pupazzoni nelle proporzioni, però è tutto dipinto a mano, è figo, dai. Aspetta che finisco di spammare, lo guardo. Ah, non lo stavi a guardare, giusto. Ho visto solo delle trecce blu, pensavo fosse Dragon Ball. No, è quello di League of Legends, no? No, no, no. Oppla. Cioè, questi hanno fatto quello che hanno chiesto i fan a Blizzard per 20 anni, cioè fateci qualcosa con quelle cinematiche bellissime. No, mai fatto niente. Beh, Blizzard se le fa. Sì, però quanti avevano, dai, 20 anni fa la gente che voleva il film dei Warcraft in CGI e ste robe così, ce n'era. Un po' come Kojima che dovrebbe fare un film prima o poi. Ma speriamo di no, guarda. Tanto chat, che ne pensate? Vi piace sto... Lasciateci un bel mi piace, ragazzi. Un bel mi piace. Mi piace sto stile. Beh, io dico, sono molto curioso. Non ho mai proprio manco installato e credo manco di aver visto mai una partita per intero di League of Legends, però questo mi ispira un sacco. Sembra proprio bello. Dai, comunque non è la solita CGI di merda. No, no, appunto ti dico, c'ha un gran bello stile, quello che avevano usato loro per... È più tipo self-shading questo. Sì, sì, no, questo è il cazzo, questo è tutto dipinto a mano e ci vuole un bel po' a fare un modello così. Self-shading perché è in automatico, no, il calcolo, cioè è lo shader che ti calcola... Vabbè, ma immagino che qua abbiano fatto uno shader, non penso che ogni fotogramma l'hanno ridipinto... No, è dipinto il modello, poi ci sono le luci sono dinamiche, ma c'è una parte dipinta sotto. Vediamo i sottotitoli intanto qua. Ciao Sick. Non ci sono. Ciao Sick, non lo so se questo è Sick vero, perché ma... No, no, è This Guy are Sick, di cui... quindi non è il nostro Sick. Ciao Marco. Buon'anima tra l'altro. Ciao Marco. Cioè, buonari, no, perché mi ha scritto oggi, mi ha detto, oh, avete salutato Sick, non io, dove sta scritto? Mi ha scritto anche il nome è vero, vediamo un po'. Ah, è Sick Neil, il nome vero. Entri con una bestemmia sullo sfondo. No, no, no. Sir Arcane. Chissà com'è che hanno tolto completamente proprio il titolo League of Legends. Perché lui, giustamente la gente si è rotto i coglioni di League of Legends. E dici, ma forse probabilmente anche per non magari qualcuno che non lo conosce League of Legends lo guarda più volentieri che... Ma anche chi lo conosce. Chi è Wesker, Bruno? Questo qui. Let's move on. Hai finito così il trailer di Resident Evil? The ad pays, so we...
Quanto dura un'oretta sta presentazione? Ma non lo so, non so niente. Ma Mirko, è inutile che stai facendo, perché dopo c'è... Aspetta, devo recuperare la... Dici non... il fatto del cenano è contemplato. No. No, io ho già mangiato, sono già pronto. Minchia, ma sono le 6, cazzo. Già, ma cioè, ho mangiato pranzato, uno spuntino o proprio cena? Ho mangiato una pentola di minestrone e spaghetti, perché adesso c'è questa cosa che... Poiché... Mi piacerebbe il ramen, però la cosa più vicina è il minestrone, gli spaghetti del tra minestrone. Sei sicuro? Eh sì. Gli spaghetti del tra minestrone. La prossima volta che romperò una roba del genere dirò: ah, che buon ramen. Cazzo, da te c'è qualcuno che lo fa a ramen? Qua non esiste. Dove sto io già che fanno una pizza? È tanto, dici. No, vabbè, ma qua le robe tipiche ci sono, ma se cerchi le robe esotiche... È un po'... Quindi le frise a stufo del ramen... Sono... Sì, sì, friselle. No, friselle, scusa, vedi già. Sì, da qua ogni 10 km c'è una specialità diversa. Ah, dopo c'è Koch Media Prime Time. Ah. Che capisco, Koch Media qual è? Boh, è il distributore, quello tedesco. Ma come hanno messo in nero? Ci dice, cioè sì che e dice di inzuppare le friselle nel ramen. No, le friselle molto... purtroppo c'hanno il problema che per mangiarle devi prima bagnarle. Che sono troppo buono, è quello che... il pomodoro. Poi se, basta che sbagli poco poco la quantità di acqua. E vabbè, diventa un po' una zuppetta, no? Sì, diventa una merda. Two Girls and One Cuphead. Ma quindi fanno il cartone animato di Cuphead? Sì, sì. Boh, per me... non so. Avevano fatto anche questo al computer. Sì, questo sì, sembrerebbe proprio così. Ma sai cos'è? Che era bello nel gioco l'effetto nostalgico. Per me questo sì, è fatto così. Ma no, tutto a mano. Ma dai. Per me sì. No, cioè, ma per secondo te quello è 3D? Ma non è... No, 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 disegnato al computer. Cioè, non è come il gioco, vabbè, che l'hanno fatto proprio su carta, no? E saranno andati... No, vabbè, su carta stavano... ormai non lo fanno manco... Su carta. No, e loro lo facevano su carta e poi lo ripassavano. Minchia, Marco, bravissimi, il ramen col dado nor. Infatti non ci avevo pensato, però sarebbe una grande idea. Un litro di Brodok Nor. Ma scusa, lo dice anche... ah no, dicevo che secondo me funzionava perché nel gioco... era un, cioè, era tutto lo stile retrotimo, eccetera, ma vedere un cartone così, boh, se non c'ha proprio la storia bomba, secondo me, boh, vabbè, è una curiosità, alla fine. Che storia bomba, sì, sì, però non so, diciamo che non è che Mattiri, tu il gioco l'avevi giocato, no, vero? Sì, sì, ci ho giocato un po', poi mi sono giocato. Sì, sì. Avrò fatto due livelli. L'unico gioco di che non credo... La dieta mediterranea. Esatto. Adesso lui c'ha la maglietta Belmont, quindi fanno vedere il nuovo Castlevania. Sì, c'è Castlevania. Ma perché penso che sia andato strabene comunque. Che poi anche lì dire cosa va bene su Netflix è sempre una cosa che decidono loro, per cui... Vabbè, ma io credo che loro si basi, mamma mia. I numeri anche, sì, no, sul social, cioè se vedono che magari una serie fa parlare molto sui social, la gente s'abbona eccetera, poi magari non se lo vede, però allora gli interessa che la gente s'abbona, sì, sì, chiaro. Non sembra quasi niente male da sto trailer. Ma lo sai che infatti a me, io mi ero fermato dopo la prima, che la prima finiva proprio in una maniera, boh, te l'avevi vista pure, mi pare, no? Ce l'ho fatto. La prima proprio finiva che, cioè, arrivava Lucard, cioè, cazzo, tutta la serie tutti fissati con Lucard, arrivava alla fine e poi finiva la serie, cioè non faceva niente. Io mi ricordo un po' coso Alexander, ma poco poco, no? Perché sono tutti allungati un po' i personaggi, sì. È un po' sì. A me piace, lo stile è bello, comunque. Ma le animazioni non lo, cioè non l'ho vista, però da quello che dicevo. E so anche lì i combattimenti, Bruno, sono molto belli, ci sono un po' di scene tipo che... Invincible. Un po' quell'effetto lì te lo fa, sì.
Però mi sembra che come composizione. Però Invincible è peggio, secondo me, a livello globale. Cioè, quasi almeno a vedere il trailer la composizione mi sembra molto meglio. Non c'ha, sì, ti stavo dicendo, non c'ha quella regia ultra piatta di quei mezzi busti proprio, sì. No, da soap opera che c'ha Invincible in certe scene. Geoff Kylie e quell'incredibile somiglianza con Rocco Siffredi. No, però se te lo immagini più compresso orizzontalmente. Truz, non lo so, perché a livello di trama, appunto, ti dicevo, la prima era divertente, c'era delle belle battute che erano proprio in stile Warren Ellis, però non decollava. E la 2 e la 3 non l'ho recuperato. Ho cominciato a vedere Demon Slayer, boh, ma non riesco a capirlo. Non è brutto, ma... Io ho visto la prima puntata di Demon Slayer, boh. Sì, ma a pari i personaggi, proprio il character design non mi piace. È divertente, un po' la Dragon Ball, prende insieme un po' le tue cose, però non me ne spiego come mai ci abbia avuto questo successo devastante proprio. Cioè, per l'attacco dei giganti lo capisco, quello... Ho visto il primo episodio, ma veramente è sceso il latte. Marco, non credo, perché non credo che si vedranno videogiochi stasera, perché questa è la... è il panel di Netflix, fondamentalmente. Sì, per cui almeno che Netflix... dopo quello di Koch Media per i videogiochi. Ma pure a me, Petruzzo, me l'ho consigliato tutti, per cui tutti, chiunque me ne parlava, cioè, bellissimo, guardatelo, e alla fine l'ho guardato, sono a metà, ma non riesco a capire perché me lo consigliassero tutti. Magari c'ha delle belle animazioni, dei bei combattimenti. Forse c'è la cosa della ragazza con la cosa in bocca che fa fetish. Sì, la sorellina, fratellona, sempre quella. Tanto per cambiare, sorellina, fratellona, anche qua. I'm Kevin Coldy from Project 51 Productions. I'm an executive producer on Castlevania. Just a question. I'm Sam Dietz. I'm the director of Powerhouse Animation Studios. And I am Adam Dietz. I'm the assistant director on Castlevania. Ma questi sono proprio quelli che tengono chiusi in uno scantinato. Facciamo tutti lo stesso nome, tra l'altro. Geek Week, so we could share some big news of our own. We hope you enjoyed the Castlevania series finale. We are here today to finally confirm the news that we are nowhere near done with this world. Along with our new writer showrunner Clive Bradley, we are pretty damn excited to continue. Questo sono assistente qualcosa, assistente qualcos'altro. Senza assistente a produzione. Sono chiaramente quelli che fanno veramente il lavoro, mentre gli altri. Sì, sì, esatto. Quelli che vengono tenuti con la catena. Kengan Ashura, boh, protruzzi, io aspetto con grande ansia, con grande hype, perché si deve vedere quello là dell'Harley Davidson, che non vedo l'ora di vedere come combatte. Kengan Ashura era quello delle cose, delle mega corporazioni che si menano, vero? Sì, sì. No, non lo devo vedere ancora, perché quando c'è stata scelta tra quelle Bucky... Ma Kengan Ashura è come Bucky, però è meno maschile. È meno maschile, è fatto più al computer, è migliore secondo me dal punto di vista delle animazioni, perché è fatto tutto al computer. Però non c'è personaggio di Bucky, purtroppo. Non c'è Specco. Non c'è Doppo, non c'è quello Beautiful. Però i combattimenti sono belli, perché è tutto fatto al computer 3D. Sì, è meno folle di Bucky. Bucky, cazzo, è esagerato bene, Sì. Tra l'altro, Protruzzi, ti consiglio un canale che si chiama AR qualcosa, vediamo se lo recupero. Comunque, intanto, mentre noi parlavamo i cazzi nostri, fondamentalmente hanno annunciato uno spin-off di Castlevania. Ah, sì? Sì, una serie nuova con Richter Belmont. Ah, perché quello che era Trevor Belmont, quello di... Belmont. Ah, io anche lì non è che sia un grande conoscitore. Vediamo un po' se lo trovo. Ne ho giocati parecchi di Castlevania, ne ho giocati 4-5, ma... Ma perché ogni capitolo c'è il personaggio, di solito mettono un protagonista diverso.
Sì, poi mi pare, cioè, io ho giocato tanto quelli del DS che erano tutti sti studentelli, dopo non so quali quelle erano, no, quelli tipo Symphony of the Night, era un po' che c'è Bruno, questo è abbastanza maschio secondo te? Ah, no. Aspetta, vediamo, vediamo, okay. No, l'hanno tolto subito, Splinter Cell, il cartone di Splinter Cell. Stavo cercando Protruz, ti consiglio questo canale YouTube che fa tutti i video su Bucky, è bellissimo. Netflix. And we don't know much about AR Manga si chiama. Ah, quindi fanno anche il cartone animato di Splinter Cell. Writing the series is Derek Kolstad, the creative mind behind the John Wick series. And on top of that, we also have con Mirko che si è mutato tra l'altro. Un attimo, hanno annunciato Gogol spin-off di Castlevania, no, non si può cazzo. Cuphead di cartone animato. Basta dire. Now, Blood cioè, quindi stanno facendo tutte le serie cartoni animati basate sui videogiochi praticamente. Il nuovo filone di Netflix. Finalmente i videogiochi hanno la dignità. True, any fan of 80s action movies are gonna love this series. We can confirm that Bobby Pills will be the animation studio responsible for bringing this to life, and we have a special message from series creator Adi Shankar about the title. Ma guarda Bruno, il coso di Splinter Cell, si era visto un trailer se non mi sbaglio, che non è che era proprio Ah, è vero, il cartone animato di Splinter Cell, chiede a Goku. E questo? Questo è il producer di... No, questo che è? Il producer di Castlevania. Questo è Raiden, sì. No, è Adi Shankar. Adi Shankar, sì. Shankar. Ma c'ha le sopracciglia dipinte lui, perché... Remix. Beh, un po' folto. Questo sarà indiano, pakistano. Ah, addirittura Blood Dragon hanno ritirato. Sì, hanno preso fuori. Blood Dragon. Sì, infatti mi sa che ne... Mamma mia. Da vicino soprattutto, fa veramente paura. But why remix? Conceptually the show's inspired by a few things. The first is Elseworlds. Anche il New York Times ha scritto un articolo proprio sul fatto che il mondo del cinema e delle serie sta pescando a piene mani dei videogiochi per nuove produzioni. Beh, a piene mani non direi, è Netflix più che altro che è uscito di videogiochi. No, Netflix ci sta spingendo molto. Magari fanno Prime. Anche il gioco di Man, quello sarebbe bello. Il gioco? Beh, un picchio dello stile Golden Axe. Strano che non ci abbiano mai fatto fino adesso. Qualcosa di amatoriale esiste. Però... E beh, materiale trovi tutto. È bello questo. Spero che non sia questo. Ma questo non era, quelli vecchi da Filmage. Sì. Let's go, Ghostbusters. Ah, quindi questi cinema hanno anche la copertina da mettere sulle gambe. Tipo. Ma quello non penso sia un cinema ufficiale con 10. Quello sarà a casa sua, davvero. E c'ha la copertina da mettere sulle gambe. Of the franchises I grew up. Ma questo è nato con sta roba. Questo c'è tutta una storia strana, mi ricordo, dietro. Sì, che aveva prodotto quello. Ah sì, lui? Sì, ma guarda che lui, se te leggi, questo si è fatto conoscere facendo, inventandosi sta cosa di sto bootleg universe che sembra una presa per il culo, un po' strana. Cioè, è tipo lo U-Ball, però fatto un po' meglio. Aspetta, fammi vedere, perché c'è uno che fondamentalmente non è che abbia fatto niente di che, se non mi sbaglio, eppure è un produttore, cioè... Quindi farà i film, le serie su Ubisoft. Ti vedi, è un produttore, cioè... Ah, ha prodotto The Grey, pensa a te. The Grey che cos'è? The Grey era un film con Liam Neeson, dove c'era lui che precipitava con l'aereo e doveva sopravvivere in Alaska, mi sembra, contro i lupi, sta roba di qui. E The Grey erano i lupi, appunto. Ciao Backsoft, ma perché non sali, Backsoft? Ciao Matt. E vedi, lui ha creato, è diventato famoso per essere il produttore del Bootleg Universe, una serie di cortometraggi ispirati a famosi personaggi dei fumetti. Quindi realizzati senza l'avallo del detentore dei diritti. Sì, sì, quello perché era stato fatto senza... Ha fatto Dirty Laundry, Judge Dredd, Power Ranger e addirittura James Bond. Ma...
universal basic income. Eden effectively becomes the economy overnight. And that's when they start exerting social control, mass surveillance, big data. Quindi adesso c'è lui dietro sto Splinter Cell, quindi. The story of our show follows our protagonist. Adesso sta parlando dello spin-off là di Di Blood Dragon, sì. Ma no, perché visto che c'è scritto Ubisoft, te l'hai giocato quello? Sì, due secondi, poi non mi trovo bene. Come sparare. Tutto ormai. Come Cuphead. Sì, no, io a parte For Honor credo non ho giocato un cazzo. Hai giocato tutto, ma tutto due secondi. Something unique, something that is a confluence of. Comunque se ho provato a giocare Shadow Warrior 2. Cazzo, c'avevo il vomito. Non la facevo giocarci. Qual è quello in prima persona? E, ma c'è talmente tanta roba, tutto definito, particellari assecchiate, che c'avevo veramente il mal di testa e non ho fatto finito manco il tutorial. Ma non è uscito il 3? No, credo. Ah, sono rimasto lì. Yeah. You know, I could describe this all day, but I'm just gonna cut to a 10 second clip. Però la maglietta è bella, la felpina. Oh, vediamo. Immagini fosse tutto in pixel art. Cioè. Sarebbe figo, sai? Sì. No, non detto. Boh, se fanno una tamarrata potrebbe essere divertente. Però è strano, c'è un mix. Cazzo, è low poly. Ah, tu hai finito così? That animation you just saw was made by a fantastic company called Bobby Pills. And they are the animation studio that is making the world of Captain Laserhawk come alive. Without further ado, Captain Laserhawk. Bobby Pills, ladies and gentlemen, very talented people. Very talented artists, dream to work with. I'm sure they'll say the same. Ma come si entra in sta stanza che non c'ha porte? It's okay. E magari c'ha qualche cosa segreta, tipo che. Fantastico. Quindi Bobby Pills, chi è Bobby Pills? È lo studio che ha fatto quel corto di Eddie, mai sentito. È Zorro. Hello, I'm Mehdi. I'm the director of Captain Laserhawk. And I'm Simone Balak, and I'm the creative director at the studio that is making Captain Laserhawk. Francese. Ubisoft came to Ubisoft in Canada, sicuro. A new project. It was kind of the first time that we would do something like that, direct and produce the show without us actually writing it. Usually we are... Dice Petruzzi, ti ci paracaduti dentro la stanza. With the show that we are about to make and the live. Il design non è brutto. Perché ti senti un americano a vedere sta roba, Fiord? Typically we do shows that shouldn't exist here and this show is just like that. This is so crazy, the idea is so like crazy that it shouldn't exist, so it was the perfect match. It was like a dream like for someone like Balak or me or a few people out there. Ma che si chiama Bobby Pills questo su studio, no? To do a show that has so much references about, you know, what we grew up with. So we like little kids. Ah no, a Parigi proprio invece. Si go back to that kind of ma che hanno sempre fatto roba not just like the spoofing it, ma è arrivato. Pick it up well. Ah sì, saranno di quelli che fanno corti, cortili. Penso sì. For years and years in animation industry. Okay, if we pick that original. Allora la descrizione è: an animation studio in Paris full of depressive, beautiful, fucked up people making cartoons for depressive, beautiful, fucked up people. Spero francese. Sì, possibile. And then Adi came up. Ah, well, Crisis Young hanno fatto, capito? Che dovrebbe uscire anche questo. And yeah, okay, very quickly came the opportunity to explore like pixel art, very low poly 3D animation, like comunque sto vedendo i trailer e la roba loro, bravi, sì, mica l'ho scelto per niente. Il buon Adi. So, che Adi o Avi? In storytelling to styles. Actually, mi sembra MPEG Shankar. Like we can
as you said, video games to comic books to whatever. And that kind of artistic freedom was like one of the diciamo una challenge, ragazzi, scoprite. Secondo me Alien, no, Alien Storm, perché dici actually like not being style over substance, but actually find the right shift of style to convey the storytelling in the most compelling way. And we grew up with so many influences, you know, from Gorillaz, who started mixing, to the live action. Also, like the work of Yuasa when we saw Mind Game. And you always think, like, there's never going to be a project comunque that can explore. Sta cosa del dedicare a una fiera fondamentalmente di videogiochi un panel dedicato all'animazione tratta dai videogiochi. And I think vuol dire che comincia a diventare una fetta importante, eh sì. Anche perché così magari qualche IP un po' dormiente, un po' dimenticata, può ravvivarsi un po', queste cose un po' multimediali. Secondo me è Alien Syndrome. No, non è Alien Syndrome. Cioè Alien Syndrome. Comunque questa retromania nell'estetica e nell'immaginario ce la stiamo portando dietro veramente da troppo tempo. Sì. You know, first impression gimmicks maybe. Ma è... vabbè, questo qua è fatto apposta per essere retro, però gli altri non mi sembrano così retro. Castelvani. Beh, capendo. We really hope you love the show as much as we do. Guarda Zoro. Yeah, that was very featurate, but ah, c'è pure la tipa furri dietro. Sì, sì, ma fanno roba anche pesante come temi, pesanti nel senso che fanno le robe adulti, no, loro c'hanno una serie, sì, perché ho visto, vedete, che c'è un art director che conoscevo che aveva fatto questo Crisis Young, che era appunto una serie con dei temi LGBT, ma già nel 2018, e c'era bondage, robe del genere, insomma. Based on the Blood Dragon DLC excites you, then you're gonna love this next announcement too. That's right, we're also happy to announce alongside Captain Laserhawk, we also have a new Far Cry anime coming to Netflix. That's right, and we've got the l'anime Far Cry di Far logo. Cry. Just the logo. I was gonna say, what's interesting, this is I wonder pure. Ma pure questo, forse se l'ha già visto. No, è nuovo. Ha detto che c'hanno solo il logo. Ah, pensa a te. Poi immagino quale dei vari Far Cry. Secondo me faranno quello con... really get Vaz, too far cry shows here, you get più. Penso anch'io. Ciao Matt. This mysterious one. Ubisoft is doing some great stuff for the gaming community with all these titles, and we love to see it. Now be sure to keep up with Netflix Geeked on all social so you don't miss any news. Okay, so we've been talking about a lot of shows based on games. Let's take a look at a game based on a show. Fanno vedere anche i videogiochi. Some of the first look images of the Smite and Stranger Things crossover. Ciao, and Anta. Now we've got an exclusive first look at the gameplay. Purtroppo Marco Abbas è andato. Tanto. Che cos'è? No. Ma questo è un gioco, non mi sembra un cartone. No. Ah, è quello di ieri sera. Ciao, Anta. Sì. Ciao a te. Ah, cioè Stranger Things la quarta stagione? Sì, no, l'hanno messo in Smite. Però una stagione così me la vedrei onestamente. E io no. Però spoiler, io non l'avevo visto sti morti. Cazzo, ma è roba della prima serie. Bella la musica però. Sì, stavo dicendo. Oh, so good. I'm gotta get back into Smite. Come che zozzeria. Brava Ezio Greggio, tizio a destra. No, è Geoff. L'ha qualcosa Ezio Greggio nel... Geeked Week has been blossoming like a flower. But sometimes the best thing for a flower can do for us. Ma questo è il post show, quindi lo show vero l'hanno fatto ieri. È pre-show? Ma che è davvero? Boh.
Questa è tutta colpa di Mircotto che ci ha fatto la scaletta. La scaletta. Manca Square Enix, se ricordiamo. Non so più dove decidi girarlo, Jeff. Jack gets it. I mean, look at this hype. It's like we just have to say The Witcher and there's wolf emojis everywhere. The Witcher. La tipa le scarpe più orribili del mondo, le Converse col sacchetto camuffato. Non mi dicono quando esce la seconda stagione? Seconda stagione? Dico, penso di sì. The Witcher. The Witcher. Eccolo, Matte. Perché quel formato del cellulare di merda? Ma non ho visto che la gente guarda dal cellulare. Ma anzi, manco da ciò, se lo vede da Facebook che c'è il video quadrato. Ah sì. In that that was the first look at season 2, but you were right, that was really fast, right? Too fast. Yeah, they're very quickly chopped up there, but I caught it looked like some elder speech in there and kind of in stone. Yeah, letters, so lots of things video di TikTok. Yeah, I caught nothing. No, like I know what I said. The Witcher, but, you know, I blinked, so can we run. Comunque busta di favi, io mi devo comprare delle scarpe. Un tacchetto, una cosa. No, ho deciso che visto che ho visto che le scarpe mi fa. Ah, mo la vedrà l'argomentatore. Ti dà la grinta, quindi sempre con le scarpe. Sì, adesso dovrò fare la collezione delle scarpe, tipo giocatore di basket. Dormire con le scarpe, così c'è l'energia al massimo. Le scarpone proprio. Le Reebok con la pompa, quelle cose là, le Bull Boys con la luce, e per quanto giri di sera. Ah, si mettono ad analizzare il trailer in diretta? Cazzo che è veramente. Oh my god, minchia, reaction. Che poi trailer, chiamano. Mamma mia. Pensa a quelli che poi faranno la reaction di sta roba. La reaction, cioè, della noi loro in pratica reaction. Stiamo facendo questo, stiamo facendo la reaction a loro reaction. Alla loro reaction. E poi ci saranno quelli che faranno la reaction a noi. Ma chi c'è scritto in quelle rune? Pollo al curry, ramen. Non mi ricordo dov'è che ho sentito che le rune sono un alfabeto tipo mistico, cioè che erano fatte apposta così squadrate per essere incise sulla pietra, perché i vichinghi non è che leggevano e scrivevano tutto il tempo, cioè erano delle robe che servivano proprio per le occasioni speciali tipo. Ed erano fatte così a spigoli perché erano fatte apposta per essere incise nella pietra, no, per robe. Our business. Perché non sapevano scrivere, basta. Anche se. Albert Westcott. Ah, ma quindi mo tutto il tempo sono fatta così di Wes Quest. O fanno anche l'analisi di sto trailer adesso. Che diavolo è stato? Eh? C'è successo. Hanno fatto vedere Wes Wesker il teaser. Ok. Last year Netflix announced a brand new live. E dai, ogni tanto Matte non hai visto, ma ogni tot secondi tirano fuori sta hashtag Where is Wesker? Qui. Ah, sì. Sì. Why? Why is Wesker? Fantastic mainline games, the most recent one just came out, Village, plus films, animations. There is so much lore to dig into here. But this though is a totally fresh spin on Resident Evil. And all day we've been hearing ads from. Ah no, vedi, adesso parla, quindi penso che siamo già arrivati. And I can see a bunch of the and I think it's time live action su Resident Evil. No, era in CGI, no, hanno detto live action, hanno detto l'anno scorso Resident Evil. Albert Wesker. Netflix ha annunciato, eh? Questo? Non me lo ricordavo diverso, Wesker, comunque. Cioè, un uomo e quattro donne, quindi. Lance Reddick. Che cazzo? No, no. Adesso già vedo la gente su Twitter con la barra a botte. Cioè, Wesker è diventato di colore e si è diviso in quattro donne, penso sarebbe. No, ti hanno distratto con il nero, per verità, la donna accanto, Wesker. Sempre un film horror dove mettono gente in una stanza e le ammazzano una alla volta. Io ero Wesker di quel, penso Lance Erickson, cioè Lance Erickson, no, come si chiama Lance Erickson? Lui si chiama, come si chiama lui? Lance? No. Joe Rogan? Ok,
So we're going from left to right. So that's Adeline Rudolph, and she was in Riverdale and the Chilling Adventures. Vabbè, è palese che le due a sinistra sono madre e figlia, perché con lo stesso ciuffetto bianco le. Of course, the iconic, as we just said, Lance Reddick. Ah, Lance Reddick. Lance Reddick. Sì, sì, lui fa Wesker, lui. Jerry, sono tutti Wesk. Smart from A Babysitter's Guide to Monster Hunting. And finally, Ella Balinska. She was in charge. Petruz chiede, secondo noi, a livello economico, chi ci guadagna di più tra le due industrie in questo tipo di crossover? Ma secondo me ci guadagna di più Netflix, per me. Forse no, forse quella dei videogiochi di più. E dici che si vanno a comprare i giochi dopo la gente? Sì, perché alla fine con The Witcher è stato così. Sono salite parecchie le vendite, non mi ricordo. Avevo sentito che la gente sta comprando un casino. Però anche... Vabbè, cioè, se poi ci fidiamo ormai di CD Projekt, stiamo proprio bene. È bidirezionale. Oh, vabbè, ma quando pubblicano gli strati... Ciao Matt, ti sei perso Wesker, interpretato da... Da Cinque Donne. No, no, da Lance Riddick. Da... Com'è che era? Terse di recente. Era lui? Allora. No. Io ogni volta che ne vedo uno nero per no, no, non è. No, no, guarda che era lui o è quell'altro di comando? Oh, Jeff, you'll be in. It's me that they're worried about drawing stuff. You may be off, you know. You may be off filming your news. Ehi, queste mani. We might have to have Terry Schwartz back on here. Oh, ma dovevo lavare le mani. But the party is no, Matt, non è transgender, è nero, basta. Poi ci stanno altre cinque donne a fianco, non si capiva, no. Poi c'è amanti. Q&A's with the creators of Castlevania and the Cuphead Show and so much more. Sai in Giappone sta notizia? Non è in Giappone fanno Arachiri quelli di Capcom. We got dici. Sì, ma sono super razzisti in Giappone. Witcher con... Minchia. Witcher con che cazzo? Niente, mi sa che CD Projekt ha proprio rotto la bacheca col pulsantone emergenza, per cui tutto quello che hanno su Witcher devo tirarlo fuori, tra un po' ci sarà boh. Staranno implorando Netflix di farlo uscire, perché sennò... come si chiama che c'è il coso di Sakura Bio davanti? Duke. Yasuke. Ah, Yasuke. Ciao Liquid. Liquid. Questo pare bellino. Ma è già uscito questo? Sì, sì, è già uscito. Ah, sto cazzo di... mi raccomando, sakurabio.it, saponette, lavatevi, profumatevi. Sì, è un anime su un samurai nero, Matt. Pare che si chiama anche Wesker. No, ma se ne stanno vedendo due, c'è sto Yasuke che ce n'è un altro, quel robot che non ho visto il nome, però Jigen, che è vero, ancora non hanno fatto la seconda stagione delle Sword di Menar. Mamma mia, Cobra Kai, come l'hanno rovinato, ragazzi. Questo è il riassuntone finale che è finito? Penso di sì. Penso di sì. Poi sarebbe Coach Media, però alle 9, quindi c'è tanto. Alle 9? Ma quindi? È annunciato di nuovo. Il cartone no, di niente che non si sapesse. Il Blood Dragon, il cartone Blood Dragon, il cartone Splinter Cell, Cuphead, Castlevania, lo spin-off. Basta. Non c'è niente di che. Sì, alle 9 ci sta il Pop Media. E poi scusate, non doveva uscire anche il cartone animato di Cyberpunk su Netflix? È vero. Sì? Tipo Akira. Sì. Ah, sì. Non ti ricordo.
Ma è un bravo risposto. Dai, che era come Akira, però giallo. Akira, però giallo. Sì, 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 era tutto giallo lo sfondo. Sì, sì, esatto, sì, c'era... Della Trigger, diceva, di tanto Studio Trigger, sì. Ma l'ha fatto vedere qualcosa? Sì, hai visto, penso, non mi ricordo, no, un trailer, no. All'epoca lo fecero vedere. Un teaser, sì. I'm Jeff Keighley. Oh, I think you're supposed to go first. I'm supposed to go first? Yeah, ladies first. I'm Mario Tom. Quindi finito, e ora di cosa ci parleranno? Niente, dei cazzi loro. And we're joined, of course, by Jeff Keighley. Hi, guys. Hey, Jeff. I was so busy tweeting out. There was so much gaming news that came out there. WitcherCon, Resident Evil, so much happening. WitcherCon, proprio no. You guys con la barba. You roll with the big news. We don't mess around. Possi. That was, what was it? We started the week 50? Was it 50 titles, something like that? Vedi il linguaggio del corpo, cioè lui a sinistra number, tutto rilassato, you invece Geo fa un messo in mezzo. Geo fa un po' rigido, se rigido. Lei anche che è femmina, quindi fa la selezione sessuale, si distanzia. E fa un po' di distanziamento. Non voglio avere niente a che fare con questo. E pure le spalle contrite, no, Geo. Non ha visto il video di ieri come muoversi con un predatore. Di carisma un comando. Alle 8 c'è qualcosa, il Tribeca Game Fest. Tribeca. Oh, well, Sam Fisher, by the way, the anime. Oh, yeah, the Splinter Cell. People yeah. going nuts about that image of yeah, Sam yeah. Fisher coming back. People want to see the image di Sam Fisher, ma l'ho perso. Something for the fans. Sì, sì, ma era proprio un fotogramma di lui visto di lato. I'm calling it Daddy Con. Comunque oggi sento una puzza di benzina in camera mia, non so del cazzo. Che se esco fuori non c'è. Se vado in altre gambe non c'è solo in camera, che sa che c'è. Of one of my favorite shows. Perdi, no, cioè, non è che io quando lo portavi dal benzinaio faceva anche il pieno. This is a stepping stone to that, right? This is your chance. Me, fate vedere qualcosa. Però chiudiamo. Occhio ai gatti, dice busta di fave. Sono i gatti che stanno, vogliono dare fuoco. Il loro padrone. Questo che è Hitman. Il codino. Ah, e questo è Wesker, dai, è biondo quel codino. The Real Pain. C'è il codino Wesker, no, è vero? Cobra Kai 4, mamma. Mamma. Ah, ma quindi... Ah, era quello col codino che stava nel terzo. Sì. Ma sei già visto? They've done such a good job bringing back all the legends. It's such a treat, like you. Sì, è vero, Matt, c'hai ragione. Wesker non c'aveva il codino. Avevi capito? Però sai, fai lo fai un redesign, glielo metti, no? Il T-Virus ha colpito. Che va via. What you're into the Karate Kid, like, and it's a whole family thing. Yeah, so like, pure borchiate le scarpe della ragazza. Star Wars is the thing I talk about most. If I book Star Wars, my comunque visto il materiale originale, Cobra Kai è più che dignitoso, dice Fjord. Sì, il problema è che hanno fatto una prima stagione che era una bomba pazzesca, una seconda buona e la terza orribile, purtroppo. Oh, orribile. Sì, no, la terza è tremenda. It's yeah, law like, degree. Cobra Kai. Even my sister would be okay with it. Like she is a super fan, especially like it's really weird as well because we had all three movies. Something happened to the first one. I think my dad taped over it with some crap, and so two and three played in our house even more. So the ability to like quote those films, the soundtrack. Bruno, che it, gente like, con yeah, i capelli alla Bowser. In che senso? Fulli? Wow. Yeah. Wow. We're pulling for wow. you for season four. Let this man grab the coffees yeah. for the show. Per far vedere che è cattivo, cioè. Start somewhere.
Absolutely. Love it. For those of you who are not as well versed with Cobra Kai as Rahul is, ah, dici nella terza di Cobra Kai c'è la gente con i capelli alla bosa. But karate is an art form has been around forever, and I wanted to learn a bit more about karate, so I looked it up on. Un Bowser il nemico di Super Mario. Wait, why are you so tired of this? I wanted to really do my due diligence. A me è una tartaruga, so però un po' di capelli ce l'ha. She memorized Jean-Claude Van Damme's Wikipedia page and then just rattled it off. I'm just trying to educate. Quello seccariello. Ah, quello che si fa i capelli da punk. Karate began as a common fighting system simpatico. Known as Te, and after trade relationships were established with the Ming Dynasty of China in 1372 by King Sato, some forms of Chinese martial arts were introduced to the Ryukyu Islands by the visitors from China, particularly Fujian Chinese families to Okinawa around 1392. New monitors, so. Can you guys see each other on Cosme or no? Oh, okay, okay. Yeah, you just see the game. Oh, no, Jacob. Is he? Oh! What the? What the? Che maglietta liquid? Quella di Belmont? No. Is that? What the? It's Miguel! It's Dimitri! Is that? Hello! Chi è questa gente? Non so. Sono degli youtuber. Gianni DeCenzo. You guys are just playing Street Fighter? Yeah. Are we doing this? Street Fighter? Yeah. C'è gente che gioca Street Fighter. Beh, speriamo. Ah no, sui tizi di Cobra Kai. Minchia, non li riconoscibili. Has there been practicing going on? Am I going to get my butt kicked? Jacob. La stessa webcam. Jacob c'ha la webcam di Biggio. Like last minute button mashing, we just found out what things happen. Yeah, we're going to lose. I still don't even know how to do some of the moves. Wait, so I don't know. Yeah. You guys don't play Street Fighter? Not on the regular, we fight on the streets. Say, oh yeah, you just do it for real. That's true. Ah minchia, Jacob sarebbe quello con labbro leporino che è lo sfigato. Cazzo, ma c'ha 90 anni nella realtà, quindi. Beh, siamo un po' più adulto. Gianni DeCenzo invece c'ha un c'ha delle cuffie che sembra un misto tra delle cuffie e il cappellino degli ebrei, come si chiama? La kippa. Oh yeah. Vedi che sembra che gli sbuca da dietro, no? Question. Did you guys see the sì, Gianni DeCenzo, anche secondo me Petruzzo è presente. Sholo was a huge fan. I was a huge fan of the Karate Kid. I had posters all over my. Ai zombie non lo so, mai visto, Giuso. So, qualcuno di voi l'ha visto ai zombie? No. I haven't seen the movies before I booked the project, so I didn't get a chance to see them, but now I've had, right, that is the biggest offense, but now I've seen all of them. Yeah. That's awesome. Magari poi era pure bello, per carità. That's it. Right, exactly. Lascia stare la merda, ecco. I saw Karate Kid 1 and 2. No, beve a casa dal barattolo. I haven't seen 3. I'm so mad right now. Cioè adesso sta cosa di bere dal barattolo è diventata una merda. Oh, merda. Gotcha. Oh, good scene, I know about the billionaire Jerry Silver with the ponytail. Dude, he's tall. Is he? Yeah, Thomas is tall. Yeah, I think that I was tall. 6'2". Easy. Like, yeah. What? Are we going straight into a fight? Are we doing a fight? We are. Yeah, we can. I don't know what I was doing. Yeah, okay, let's do it. Who do you want to fight first? Oh, I think you guys should nominate. You guys should nominate. I think Gianni should. Importante non bere acqua, so, okay, so we're saving the best for first. Right. I see. Okay. I got Gianni. I was gonna say I think Gianni is the best out of us. Gianni. Or maybe Gianni. Character. I was about to say, man, Gianni, you gotta teach him a lesson. Street Fighter 2, quello antico. Foraggio. You're gonna regret it. Okay. Oh, what the heck? Oh, we're going Ken? Ah, proprio il base. Manco al Champion Edition. Liquid che chiede se stanno facendo la dad. Yeah, he's my favorite. I don't even.
He reminds me of myself just because he has really long, stretchy bald. Limbs. Yeah. Yeah, cause he's bald. Super Nintendo. Ah, sì. Sì, ho Super Nintendo. Mega Drive. So, definitely don't want to see me do yoga. Dice non è la versione arcade, è proprio. No. Non va bene. Thank you, thank you. Yeah, I got that good crescent kick on Hawk at the very end of season. Dai, fate vedere questo incontro, che poi chiudiamo così. Siamo mangiato. Alright, here we go. Right. Let's see. Oh, we got him. Whoa! Oh, I've always wanted to do the Vegas one. Okay. You know what's amazing? There we go. Is my controller working? It is working. You got it? I'm not gonna go easy on you. Better get your controller right. Okay, it works. It works. It works. Okay. Oh! Not bad. Oh, snap. See, I don't know how to do the fire. The fire just happens. Oh. Oh, he blocked my fire. That's literally the only move I have. Bello Dazim che si allungava. Te lo ricordo. Sì, invece. Tra l'altro Dazim era tipo uno dei personaggi più forti, se lo sapevi usare. Sì, perché ti colpiva da lontano. Sì, col fatto che si allungava, ti colpiva comunque. Se saltavi, cioè il. Che... Sì, mi ricordo che anche Vega c'aveva sta roba, no? Con l'artiglio. Se... Ma stanno giocando tra di loro, no? Penso di sì. Fanno finto. Okay. Anche a me che hanno messo un video su YouTube. That's still a win. That's still a win. I don't think I can accept that win. That was not a win in my heart. Non so ragazzi, ho e per allungare anche il cazzo. Ovviamente, certo. La domanda ci siamo fatti tutti, la risposta è sì. Zangief era più forte, sappiamo. Vabbè, Zangief era tosta, eh. Oh! Oh. Insomma, non proprio. Comunque no, ragazzi, potrebbe essere o versione Super Nintendo o versione Mega Drive. Dalla musica potrebbe essere Mega Drive. Che orecchio. Ammazzo, bro. Perché su Nintendo c'è il chip sonoro speciale. Oh my god. Come on. Okay, this actually is not on him. Però non so, Luffy. Come on, Luffy. Call me Luffy. No, Luffy. No, I said, he really is Luffy. Mamma mia, scambio più ragazzi. Il momento è terribile, comunque, ragazzi. È una vergogna. Cioè, boh. Ma qui si vede che per contratto dovevano fare delle ospitate nelle discoteche che col Covid non hanno potuto farlo. Ho detto, vabbè, adesso per punizione giocate 8 ore. Gianni! Gianni! You fucking Gianni! Gianni! I'm tapping in my binary, bro. Sono già rotto i coglioni. Vediamo se c'è qualcos'altro. Manda avanti veloce, bro, per favore. Sì, yeah, I was two. All right. I'm just gonna stay as il canale ufficiale delle 3 è offline. Addirittura. Sì. L'ultima volta che ha streamato 9 anni fa. Quindi mi sa che non è questo. Non so. È 3 su Twitch. Bro, the Hadouken was brutal. Dude. That I don't know how to combat that. Yaruki manga made in Italy. It's not registering the input on this controller. My thumb's gone numb, so my ability to do gaming sta sempre questo. Gli urletti giuse so per convincerti che ste ne è un'emozione incredibile. Ratchet & Clank che Matteo, secondo me tu te lo sei comprato. Ma sì che l'hai preso, dicelo, ma te l'hai preso, ragazzi. La verità. No, ancora no. Ancora, infatti Bruno, non so, no, dobbiamo parlare. Però... È l'ancora è l'ancora di Fabio questo. Che infatti. Twitch Gaming ci stanno sempre loro, quindi l'ancora di Fabio.
Ah, pure sul canale Game Awards sta sempre sto cazzo di Netflix geek. Beh, andiamo su Twitch Game, che sta un calendario qualcosa. C'è, c'è il calendario. Vedi, ci siamo fatti tutto il culo, invece ci sta già qualcosa. Google dice Twitch Gaming, che non so cosa vuol dire. Sto là, ecco, canale Twitch Gaming di Twitch per le dirette delle tre. Click for upcoming show, vediamo, schedule. Comunque guarda, vedi, la gente gioca così con questi commenti come stanno facendo loro, ti fa venire voglia di drogate piuttosto che veramente di giocare ai videogiochi. Tribeca Game Spotlight alle 8 PM, quindi tra un'ora ce la possiamo pure 8 PM a fare in culo. Che cosa Tribeca Spotlight Trachina 12, ah, 12 minuti, figo. Kojima, Del Toro e Ritus, sai, quasi quasi sarebbe da seguire. E l'hai già avuto pure, magari fanno il gioco del Signore degli Anelli. Sto domandando perché non sto farmando Destiny in sto momento. Sì, dai, chiudiamo, magari ci ribecchiamo verso le 8 se tanto mi sa che è finito. Sì, 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 qua è finito tutto. Va bene ragazzi, ci salutiamo. Ci ribecchiamo più tardi. Sì, o alle 8 per sto Tribeca, oppure alle 9. Alle 8 non so se ci sono dopo. Alle 8 non so, 9 penso sì, fino alle 9-10 sì, ce lo dovrei avere come... Vabbè, che da fare, dice Goku. Sì, dai, magari mi collego io. Vediamo. Ok. Bene. Vabbè, dai. A dopo. Ci sentiamo dopo, allora. Ciao, 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 ciao.